Un po' di tempo fa avevo comprato questi due carrelli da IKEA che sono utilissimi in cucina. Appena li ho comprati, li ho protetto con un impregnante che si compra sempre lì da IKEA, però li vedevo tristini in cucina e ho deciso di cambiarli. Li ho smontati e ho cominciato a carteggiare il vecchio impregnante che c'era sotto. Ho deciso di farlo bicolore, la parte sopra con una lacca trasparente pigmentata che sempre ho comprato da IKEA. Ci sono volute ben 5 mani per arrivare nella tonalità desiderata perché la mia cucina è un po' scura e volevo che somigliasse a quella. E poi mi occupo della parte sotto. Per avere un lavoro perfetto è sempre meglio usare un rullino e non un pennello. E ovviamente smontare il mobile. Nei posti dove era difficile entrare con il rullino ho usato un piccolo pennello. Ci sono volute ben 3 mani per avere una coprenza perfetta come lo volevo io. E poi una volta asciutte, e il giorno dopo ovviamente, comincio a montare tutti i pezzi dei miei carrelli IKEA. E questo è il lavoro finito. Direi che sono soddisfatta perché il colore è veramente bello ed è uniforme. E vi lascio con le foto con i carrelli al loro posto. Spero di aver dato un'idea per i prossimi acquisti ad IKEA. Ciao!